Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 col nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca e cominciamo da Misili scemi, purtroppo è morto il giovane coinvolto in un incidente domenica scorsa a Xita. È morto purtroppo ieri pomeriggio il giovane Manuel Acabo, 26 anni, di Misili scemi. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente che era avvenuto domenica scorsa sul ponte di Xita, la frazione di Trapani. Nell'impatto violento, l'auto sulla quale viaggiava, una 500, si è disintegrata. Manuel è deceduto al civico di Palermo, dove era stato trasferito dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani. A nulla sono serviti in questi giorni i disperati tentativi dei medici del capoluogo siciliano per strapparlo alla morte. Il decesso è avvenuto dopo una lenta agonia. E veniamo adesso alla cronaca con una intercettazione. I poliziotti di Caltanissetta, appunto, hanno sentito alcuni scafisti dell'organizzazione dire se ci sono problemi, buttate in mare i migranti in alto mare. Se ci fossero stati problemi come un'avaria al motore, gli scafisti avrebbero potuto sbarazzarsi dei migranti in alto mare. Era l'indicazione data dagli organizzatori agli scafisti che partivano dalla costa meridionale della Sicilia per prendere migranti in Tunisia e portarli nell'isola. E quanto emerge da intercettazioni agli atti dell'inchiesta Mare Aperto della Procura di Caltanissetta su indagini della squadra mobile della Questura Nissena. Nel corso dell'indagine è stato possibile ricostruire la presunta organizzazione di più viaggi organizzati dalla Tunisia alle coste italiane. Il 26 luglio del 2020, in uno dei viaggi pianificati dagli indagati, un'imbarcazione sarebbe partita dal porto di Licata in direzione delle coste tunisine proprio al fine di prelevare il carico di esseri umani per condurli in Italia. Solo l'avaria di entrambi i motori ha impedito la conclusione del viaggio. Dal natante rimasto alla deriva in mare aperto nasce il nome dell'operazione. Grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, è stato possibile individuare l'imbarcazione durante le fasi del rientro dalle coste tunisine, identificando così gli scafisti facenti parte dell'organizzazione criminale. In particolar modo, il natante è stato rintracciato di fronte alle coste di Mazara. Le complesse fasi dell'organizzazione del traffico dei migranti, come detto, sono state oggetto di attività di intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria. L'attività ha permesso di far emergere la determinazione da parte degli scafisti di sbarazzarsi dei migranti in alto mare qualora necessario, ovvero in casi di avaria dei motori. E intanto la polizia di Trapani ha arrestato un presunto scafista. Era alla guida di una imbarcazione che aveva portato dalla Tunisia all'Italia numerosi migranti. Il presunto scafista, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 7 novembre scorso a Caltanissetta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani. Il giovane, un 24enne di nazionalità tunisina, lo scorso 31 ottobre, dopo essere partito dalle rive di una località trapanese a bordo di un gommone, aveva prelevato 26 connazionali da un'altra imbarcazione, conducendoli fino alle coste di Pantelleria, dove il natante gommato era stato poi soccorso dalle autorità italiane. Gli agenti, attraverso un complesso ed estenuante lavoro di escussione dei migranti ospitati sull'imbarcazione, hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico del conduttore dell'imbarcazione, che nel frattempo era stato trasferito presso il CPR di Caltanissetta. Il presunto scafista è stato poi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina ed è finito in carcere. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica. Ci spostiamo ad Alcamo, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo che aveva bruciato, incendiato un escavatore.
Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 45enne alcamese ritenuto gravemente indiziato del reato di incendio. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani avviata a seguito dell'incendio di un escavatore di proprietà di una ditta operante nel settore del movimento terra avvenuto nel mese di giugno di quest'anno. Gli accertamenti condotti dai militari dell'arma mediante l'attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, il quale, dopo aver effettuato un preliminare sopralluogo sul terreno ove il veicolo era momentaneamente parcheggiato, avrebbe appiccato l'incendio mediante una bottiglia incendiaria, la cosiddetta Molotov. Le fiamme erano state poi spente dai vigili del fuoco prima che si protraessero, scongiurando ulteriori danni. Nel corso delle indagini, di concerto con la competente Procura della Repubblica, è stata altresì eseguita una perquisizione domiciliare a carico dell'uomo che ha consentito di rinvenire e sequestrare gli indumenti verosimilmente utilizzati nel corso dell'azione. L'arrestato è stato dunque tradotto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Trapani invece, anzi a Paceco, un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Paceco hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Trapani di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 36enne con precedenti di polizia. Il provvedimento è scaturito a seguito delle risultanze investigative del reparto condivise dall'autorità giudiziaria che hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a danno dell'indagato in ordine a maltrattamenti contro l'ex coniuge. Sono emersi gravi condotte che l'uomo avrebbe messo in atto nei confronti della vittima, consistite in pedinamenti, molestie e continui contatti telefonici con l'intento di recuperare la relazione sentimentale. La donna, stanca di subire tali vessazioni, si è rivolta ai carabinieri di Paceco che in poco tempo hanno raccolto elementi tali da richiedere all'autorità giudiziaria l'applicazione di una misura cautelare che potesse ridarle serenità. Passiamo adesso alla pagina politica. Alla Regione si è consumato lo strappo all'interno di Forza Italia. Si spacca Forza Italia in Sicilia, potrebbe essere il trend union però Silvio Berlusconi, la chiave decisiva per la tregua in Sicilia tra il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e il governatore Renato Schifani, l'unico probabilmente in grado di proporre una soluzione alla spaccatura che minaccia seriamente il cammino del governo di centrodestra appena insediato dopo il giuramento degli assessori davanti all'Assemblea regionale. Pur avendo il coordinamento del partito, Miccichè appare isolato, mentre Schifani ha già toccato con mano gli effetti in aula con la vicepresidenza dell'ARS andata al Movimento 5 Stelle anziché a Forza Italia, con la nascita di due gruppi parlamentari, Forza Italia 1 e Forza Italia 2, che renderebbero difficile la governance della Sicilia. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Noi di Raisi Arredamenti arrediamo con passione i vostri ambienti. Nel nostro nuovo showroom potrai trovare cucine innovative di ogni stile. Zone living pratiche, capienti, confortevoli e impreziosite da complementi d'arredo di design. Camere da letto moderne e romantiche. Camerette colorate e creative. Cabine armadio componibili. Affrettati! Nei mesi di novembre e dicembre arredare è più facile. Con i nostri finanziamenti la prima rata è a marzo. Vieni a trovarci a Buseto Palizzolo, in via Roma 122. Ti aiuteremo a realizzare l'arredo su misura per te. Raiti Arredamenti, dove l'arredo è di casa. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata.
In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Solletico, di Corona Rosalinda. Da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, corredini, profumeria. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali. Troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%. Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale durante il periodo natalizio te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità! Da quest'anno abbigliamento Bimbo Brunz. Solletico. Ci trovi in Contrada Strasatti 272, via Nazionale. www.canale2.com. Riaprirà domani a Marsala il Teatro Comunale Sollima. Il teatro Eliodoro Sollima per noi marsalesi non è solo un contenitore culturale, è una vera e propria casa della cultura della nostra città. Sono particolarmente contento di poterlo finalmente restituire alla comunità dopo 2 anni di chiusura a causa del Covid e quasi 1 anno di lavori. Di poterlo fare garantendone finalmente la piena fruibilità secondo norme di legge, con servizi igienici per i disabili necessari fin dal 1996 secondo la prescrizione della Commissione Pubblici Spettacoli mai rispettata. Anche per quest'anno quella di venerdì andrebbe vissuta come una vera e propria inaugurazione. Nel frattempo abbiamo avviato un proficuo dibattito con le realtà culturali della città per condividere per quanto possibile programmazione e aspetti gestionali. Lo ha affermato il sindaco di Marsala Massimo Grillo a 2 giorni dalla riapertura del Regio Teatro Comunale, che risale al 1807, e dopo intensi lavori che oltre alla corposa manutenzione hanno riguardato la realizzazione del bagno per i portatori di handicap e per il completo abbattimento delle barriere architettoniche. Nel rimuovere la principale causa della chiusura del teatro, che ha purtroppo impedito la ripresa delle attività dopo la pandemia, il Comune ha pure provveduto a ripristinare l'impianto di climatizzazione e le luci d'emergenza, a revisionare l'impianto antincendio e verniciare le parti lignee con prodotto fermo resistente. La serata inaugurale di venerdì al Teatro Sollima alle 21 è stata affidata al Conservatorio di Musica Scontrino di Trapani, diretto da Elisa Cordova, il coordinatore artistico Leonardo Nicotra, il coordinatore del Dipartimento di Canto Ugo Gagliardo, hanno proposto un concerto di varie opere. Sul palcoscenico studenti come Rosolino Cardi e tenore, Valentina Stichinova, Maria Caterina Vitaggio, Lin Ya Ting, voci soprano, accompagnate al pianoforte da Gabriella Augugliaro. Ed è tutto per oggi, vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i nostri canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera. Canale 2, pubblicità. Nuova apertura, Le tentazioni dei desideri, per accompagnare la vostra vita a tavola con la fragranza del nostro pane e le nostre specialità artigianali. Infinite prelibatezze, sia dolci che salate, tutte di nostra produzione, con ingredienti di prima scelta, dal pane e i panini di tutti i formati, dal pane con le olive o integrale alla pizza a taglio.
dalla tavola calda ai calzoni, alle schiacciate e ai grissini, i biscotti regina, i tagliancozzi con mandorle, le frittelle, le cassatelle di fichi, le tentazioni dei desideri. Veniteci a trovare, siamo in Contrada Cuori di Gesù 1267 a Marsala. Diffondiamo passione e amore per la cura degli animali a tutti i nostri clienti. Siamo sempre dalla parte di chi ama i propri pets e abbiamo fatto di questa dedizione un lavoro. Da noi trovi mangimi e accessori per animali da cortile e tutto ciò che riguarda i nostri amici, dalle crocchette ai cibi umidi per cani e gatti, mangimi per pesci e tartarughe, uccelli e roditori. Si possono acquistare numerosi accessori, dalle spazzole ai giochi, cucce e scodelle, guinzagli, gli antiparassitari di tutte le tipologie, la ferramenta, gli accessori da giardinaggio, piante da orto e fiorite, le bombole Agip e tanto altro. Accettiamo prenotazioni di galline, pulcini, polli e pappagalli allevati a mano. Consegniamo a domicilio. Che aspetti? La Crusca si trova a Marsala in Contrada Ciancio 29 accanto alla farmacia. Telefono 346 78 55 396. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta di Alabiso Enza e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in Contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish, nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza, in due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. D&G Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. www.canale2.com